Benvenuti ad una nuova puntata del progetto della Poliarte, Accademia delle Belle Arti e Design di Ancona ed è TV Marche. Gli studenti del terzo anno hanno realizzato tre diversi format, polieco, poliforma e polionda, per raccontarci il design. Vediamo di che cosa si tratta. Ciao a tutti, io sono Diego Pinna, uno studente del secondo video dell'Accademia Poliarte di Ancona e io insieme a un mio collega ci siamo occupati del montaggio e delle riprese del format televisivo Poliforma. Poli perché abbiamo preso la residenza della nostra Accademia Poliarte, quindi Poli, e Forma perché si occupa del design a 365 gradi e quindi i ragazzi dei vari corsi hanno presentato ed esposto i loro progetti. Bene, a seguire vi proponiamo alcuni dei filmati realizzati. Buona visione! Il progetto che vado a presentare oggi si chiama S-Factory ed è un progetto che riguarda la riqualificazione di un edificio dove attualmente sono presenti gli uffici comunali del comune di Maiolati e Spontini. Dopo l'esigenza di spostare questi edifici, questi uffici, c'è stata l'idea di trasformare questa struttura in una sorta di polo culturale che potesse appunto, tramite la produzione di cultura e di arte in genere, incentivare la popolazione a capire che anche dei piccoli centri come quelli del nostro territorio possano dare molte opportunità. In questa struttura c'è un teatro che rimarrà funzionante attuale e intorno a questo teatro quindi verranno sviluppate queste attività. L'attività di cui principalmente mi sono occupata io è stata quella di un ostello. L'ostello è stato chiamato S-Hostel e sarà soprattutto rivolto ai giovani e quindi anche tutte le scelte progettuali che ho svolto all'interno saranno focalizzate sul poter condividere, poter stare insieme e quindi molto, molto ispirate ai giovani. L'ostello si sviluppa in due piani, il primo piano dove ci sarà una zona comune e il secondo piano dove ci saranno appunto le camere che seguono il principio dell'ostello, quindi tramite camerate con servizi comuni e camerate divise uomo-donna. Principalmente mi sono focalizzata sul piano terra. Il piano terra riguarda appunto un'area comune che ho voluto lasciare un'area molto ampia e molto aperta appunto per poter incentivare la condivisione e lo stare insieme. Le scelte progettuali sono state per il colore, c'è stato un largo uso del colore non solo sugli arredi ma anche a pavimento e a parete e gli arredi sono tutti degli arredi molto modulabili, molto facilmente spostabili appunto per incentivare anche le varie attività che si potrebbero svolgere all'interno. E in questo spazio ci sarà un'area comune che sarà divisa in un'area relax, sarà strutturata con dei divanetti e dei puff e un'area cinema, una ulteriore area comune dove ci saranno dei tavolini dove si potrà comunque studiare, leggere, stare insieme o mangiare, ci sarà una piccola reception di accoglienza, poi da qui si potrà passare a un'altra stanza che sarà comunque abbastanza aperta che conterrà la cucina anch'essa molto colorata e sarà una cucina comune quindi facilmente utilizzabile da tutti con gli elettrodomestici in comune che avrà una zona di snack e una zona tavolini per poter appunto mangiare e il tutto sarà diviso da una scala che ho voluto porre, una scala che collega il piano terra al piano primo che ho voluto porre al centro della stanza e tramite la struttura del parapetto che ho voluto realizzare gli stelli che percorrono tutta l'altezza e che saranno colorati tramite i colori dell'arcobaleno che fungerà comunque da parapetto e da struttura per la scala e da divisorio per le stanze e che possono quindi schermare anche i servizi che saranno annessi a questo spazio comune. Quindi il principio di questo spazio comune sarà appunto l'uso del colore, del divertimento che possa spingere i ragazzi che vengono e che possano venire anche in funzione del teatro, quindi per delle manifestazioni, degli operatori del settore che possono venire per degli spettacoli, possano spingere le persone ad alloggiare in questo spazio e possano quindi aumentare anche la produzione di arte, quindi tutto quello che è intorno stimoli la creatività e stimoli anche la produzione di arte e di cultura in genere. Oggi vi presenterò il mio progetto che si chiama Il Rifugio dello Studente. E questo progetto è un progetto di hotel design e praticamente ci hanno chiesto di progettare una camera d'albergo
e ispirandoci a una delle caratteristiche della città di Ancona. E dato che Ancona è una città prevalentemente universitaria, ho deciso di creare la mia stanza ispirandomi appunto allo studente, sia perché io sono appunto una studentessa universitaria, ma anche perché l'hotel in questione si costruirà vicino alla stazione di Ancona, e dato che è un punto particolare, perché molti studenti, soprattutto fuori sede e pendolari come me, arrivano alla stazione di Ancona, e avere un albergo subito lì vicino che possa offrirgli insomma un letto, penso che sia perfetto. E la stanza d'albergo di cui io mi sono occupata è una superior room. La superior room è una stanza molto comoda e solitamente contiene 3 posti letto. E nella mia superior room ho voluto posizionare un letto matrimoniale molto comodo e una dormeuse. La dormeuse praticamente è un divano letto che appunto all'occorrenza si possa trasformare in letto in caso ci sia un ospite in attesa, un ospite in più. Oltre al letto e alla dormeuse abbiamo un armadio open. L'armadio è creato con tubolari d'acciaio laccato nero e ripiani in legno MDF. Ho scelto l'MDF perché è un legno molto economico, ma soprattutto che si possa sostituire facilmente. E inoltre abbiamo anche un angolo studio, infatti abbiamo un tavolino con delle sedie comode. E ovviamente questo angolo serve appunto per gli studenti che magari devono preparare un esame, si devono finire di studiare o devono finire di preparare il progetto. E le due parti, cioè la zona notte, quindi con la dormeuse e il letto, e la zona giorno, quindi con l'armadio e la zona lettura, zona studio, e sono separate da un muro, però per garantire il collegamento tra le due zone c'è un'apertura rettangolare. Ovviamente abbiamo anche il bagno in camera, formato da doccia, sanitari e lavabo, tutto in stile molto essenziale e minimal. Riguardo all'illuminazione, nella zona notte abbiamo delle lampade a sospensione che serviranno come lampade da lettura. Poi abbiamo una parete nel quale c'è una scritta LED in cui ci sarà scritto Young, Wild and Free. E mentre nella zona giorno abbiamo dei faretti esterni collegati tra di loro grazie a un binario. Il binario, oltre che percorrere il soffitto, scende anche a parete e scende, diciamo, nella parte dove c'è il tavolino per lo studio, per garantire la massima illuminazione e qualora qualcuno volesse studiare. E invece nel bagno, come illuminazione, abbiamo dei faretti a incastro nel controsoffitto e uno specchio con luce incorporata. Il teatro è predisposto a un caffè letterario rivolto a studenti, quindi giovani, o anche agli artisti o ai cittadini della città. E, oltre al caffè letterario sono andata a progettare anche degli spazi come co-working, ad arrivare a una zona chill out nel quale i cittadini potessero sfruttare il loro tempo libero anche passandolo in questa sala per rilassarsi. Inoltre il teatro offre anche un dormitorio, quindi nel quale è possibile agli artisti fermarsi a dormire e eventualmente cucinarsi per la mattina o quando vogliono per il pranzo o la colazione. E per questo è stata anche pensata una zona di ristoro nel quale all'interno sono stati riportati gli archi del foyer esterno in modo tale da poter ripresentare all'interno della zona ristoro l'esterno del teatro. Il progetto che vi presento oggi è
basato su un'azienda di scarpe maschili e femminili, made in Italy, rivolto ai paesi arabi del Medio Oriente. Dopodiché ho fatto la ricerca del nome, alla fine ho scelto il nome Laci per due motivi: perché è facile da pronunciare per le persone straniere che non parlano italiano, anche perché è facile da ricordare. Dopodiché, siccome devo fare il logo in arabo, di cui Laci, la traduzione di Laci è Rubat, ho messo il logo in arabo sopra Laci, in modo dove si può utilizzare il logo in due modi, sia tutti e due in arabo e in italiano, che anche tutti e due separati. Dopodiché ho fatto la prova di riduzione per vedere se il logo può essere ridotto in modo di non deformarlo e anche senza perdere la leggibilità. Poi ho cominciato a fare la prova dei colori, iniziando dal grigio, il bianco, il nero e altri vari colori, varietà di colori. Alla fine ho scelto il colore oro perché rappresenta la ricchezza e l'estetica. Come sappiamo, nell'arte moderna, anche quella del Rinascimento, è stato utilizzato tantissimo il colore oro per rappresentare la ricchezza per diversificare i re dai contadini. Dopodiché ho anche messo il payoff, che sarebbe Dream Shoes, l'ho messo in inglese perché la seconda lingua in Arabia è l'inglese. Quello lì l'ho messo in nero sotto il logo principale di Laci. Dopodiché anche ho fatto il biglietto di visita, che rappresenta anche gli stessi colori, la busta di lettere, la busta di shopping, anche la carta di lettere e altre varie robe per workstation, diciamo, per l'ufficio.